essere una persona capace, perché deve assumere una responsabilità importante, che è quella di amministrare una città importante come Bologna. Quindi deve sapere come funziona la macchina amministrativa, conoscere i problemi della città, conoscere quali sono le leve per risolvere i problemi della città. La seconda cosa, deve essere una persona normale, cioè una persona che gira per le strade, conosce le persone e le conosce anche dal basso. Prima di tutto, visto il dramma che stiamo vivendo con un comune commissariato, che è una ferita enorme per Bologna, la prima cosa deve essere un sindaco sincero e trasparente. E senza queste due caratteristiche non vogliamo un sindaco a Bologna adesso. Io ritengo che chiunque è preposto a governare e a comandare una realtà debba innanzitutto prendere delle decisioni. È chiaro che non sempre laddove si decide le decisioni potranno essere perfette, potranno essere tra virgolette giuste, eccetera, però la decisione è mille volte più importante di una non decisione. I pregi. Beh, oggi ci vuole, dopo quanto è successo, ci vuole un sindaco onesto, un sindaco che puoi guardare negli occhi, un sindaco trasparente che abbia a cuore Bologna. Beh, il pregio deve essere quello di circondarsi di persone migliori di lui. C'è troppa gara a definirsi migliori, la lasciamo agli altri. Secondo me il sindaco è una persona capace di coinvolgere e di circondarsi di persone brave e competenti e sicuramente giovani. Per la guida della città va data ai giovani. Che fuma, che è un po' irregolare in macchina, che sono i miei difetti. Che magari a volte per provare ad aiutare tutti possa accettare dei piccolissimi compromessi che poi a tutti non vanno bene. Un pochettino di presunzione bisogna che gliela diamo, perché se si vuole raggiungere determinati risultati bisogna essere innanzitutto molto sicuri di sé, e spesso per esserlo bisogna essere un po' presuntuosi. Difetti, direi la testardaggine. Un sindaco può essere testardo se vuole portare avanti una cosa utile per la città. I difetti, la stanchezza, perché stare in mezzo alla gente ci si stanca, ma anche pensare che tutto dipende da lui.